Grazie di essere qui. Io ho saltato qualche ultimo appuntamento, ma vi porto sempre nel cuore perché penso che il lavoro che con Alberto, Beatrice, con ormai una bella equipe di persone che alimentano e aggiornano costantemente il manuale operativo dei diritti, io penso che con questa opera si stia dando una grande testimonianza di carità, una carità che riesce a basarsi sulla promozione della giustizia, su un'azione che è soprattutto di carattere preventivo e che va a completare, ad integrare, ad arricchire altre forme, altre modalità con cui molti di noi nelle nostre comunità parrocchiali, nei servizi, nei centri della Caritas sperimentano una prossimità più diretta, no? Apparentemente più concreta, no? Attraverso i nostri servizi, la fornitura a volte, ecco, di prodotti alimentari, di prodotti di prima necessità. Questa azione è un'azione che arricchisce e completa una testimonianza di carità. In questi giorni è uscito proprio recentissimamente, grazie al lavoro della redazione del manuale operativo dei diritti, una scheda informativa sul termine, no, del servizio di maggior tutela. Pensate voi quanto è importante questa azione, peraltro è stata ripresa molto, no, dalle testate giornalistiche. Perché? Perché va a colmare un vuoto di informazione. Di informazione. L'informazione è promozione e tutela dei diritti ed è promozione e tutela della dignità delle persone, perché le può mettere in grado di agire i propri diritti e di prevenire anche situazioni di truffa che purtroppo si stanno accentuando nel nostro paese, che si basano proprio sulla mancanza di un'informazione, preventiva. È un lavoro importante, tra l'altro quella dell'energia elettrica, voi capite che è proprio basilare, come l'acqua, evidentemente. Quindi pensate a quante persone arrivano informazioni distorte oppure offerte per poter piazzare, no, un contratto in più nella fornitura dell'energia elettrica. Quindi l'appello, più che un invito che io rivolgo, è a diffondere queste informazioni e fare sì che nelle nostre comunità parrocchiali, nei centri di ascolto, negli ambienti in cui noi viviamo, che frequentiamo ogni giorno, a scuola, nel posto di lavoro, dal barbiere o dal parrucchiere al mercato, possano essere veicolate informazioni che aiutano le persone, da una parte, ad evitare un aumento indebito del costo della vita. E noi sappiamo che per molte persone c'è un problema legato anche al costo della vita, per moltissime persone. E dall'altra di essere vittime appunto di truffe. Da anni noi assistiamo e subiamo un'operazione di marketing da parte delle aziende molto forte, molto aggressivo. Bussano alle nostre porte, ai nostri condomini. A volte vengono presentate le condizioni di agevolazione solo per i primi 3-4 mesi dei contratti e poi scattano tariffe molto alte. Da molti anni manca un accompagnamento a questo cambiamento. E chi ci va di mezzo, come al solito, sono sempre le persone più deboli, più fragili per un motivo o per l'altro. Ecco perché questa strada del manuale operativo dei diritti, no? Questo aggiornamento che viene fornito oggi con questo webinar sulle misure cautelari e le misure alternative alla detenzione è una testimonianza di carità. E tutti dobbiamo aiutarci, non perché dobbiamo diventare degli esperti, ma per metterci al servizio di cittadini che non hanno strumenti per capire che cosa sta accadendo, gli errori da evitare, dei suggerimenti da poter seguire. Io concludo sottolineando solo l'importanza del tema di oggi. Guardate che a Roma c'è una città piccola ma assolutamente invisibile, che è fatta di tante persone che sono agli arresti domiciliari, ad esempio, sono centinaia e centinaia di persone che spesso vivono nella solitudine più profonda, perché non si può entrare nelle loro case se non c'è un'autorizzazione specifica da parte delle autorità, che chiaramente è molto rara. Pensate anche alle loro famiglie e pensate che l'altra grande città che abbiamo, che è costituita dagli istituti di pena, è vissuta da migliaia di persone, i detenuti e anche coloro che fanno il servizio di vigilanza, no, di animazione all'interno delle carceri. Quindi affrontare questi temi, io ringrazio le persone che hanno preparato con Alberto, con Beatrice il materiale per questa sera,
è particolarmente importante perché ci può aiutare ad aprire gli occhi anche sulle nuove frontiere della carità, della prossimità, della solidarietà, dell'essere vicini, perché questa città è particolarmente invisibile e noi sappiamo che in molti casi è composta di persone, certo che sicuramente avranno fatto degli errori, anche grossi, nella loro vita, ma a cui noi dobbiamo dare una possibilità di riscatto e non gliela diamo se non cerchiamo di aiutarli a superare la solitudine in cui vivono. Quindi io l'ho fatta anche troppo lungo per questo saluto, potrò trattenermi con voi poco tempo, ma lo faccio comunque con grande piacere e seguo la vostra attività e vi ringrazio di cuore. Grazie e buon webinar. Grazie. Vado io, Alberto? Allora, buonasera a tutti e ben arrivati. Io, prima di lasciare la parola a due avvocatesse o avvocate, Anna Maria Pica e all'avvocato Emilia Fucile, che collaborano con la Caritas in quanto sono volontarie del Nucleo Assistenza Legale Caritas, vorrei però prima vi rubo solo 2 minuti per dirvi che negli ultimi giorni, proprio negli ultimi giorni veramente, stanno arrivando al NARC delle richieste di assistenza per sfratti per morosità. Io vi chiedo una cortesia. Quando intercettate le persone che arrivano da voi, che semplicemente lamentano delle difficoltà economiche e sapete che hanno un contratto di locazione, informatevi, perché spesso e volentieri arrivano da me che hanno un'udienza fissata a distanza di 2, 3, 4 giorni, così diventa complicato aiutarli. Quindi vi chiedo la cortesia, uno, di sollecitarli ad andare a prendere le raccomandate, perché quasi sempre l'atto giudiziario arriva tramite una raccomandata, e poi ecco di contattarci prima possibile mandandoci, anticipandoci via email al Nucleo Assistenza Legale Caritas la citazione, l'atto di sfratto. Quindi vi chiedo questa cortesia di essere particolarmente sensibili perché nell'ultimo periodo sono aumentate notevolmente le richieste. Detto ciò, lascio la parola alla collega Emilia Fucile che farà la prima parte della formazione sulle misure cautelari. E grazie a tutti. Emilia, lascio a te la parola. Faccio la condivisione dello schermo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie di aver partecipato. Io sono Emilia Fucile, sono, come ha detto Beatrice, un avvocato che collabora con il nucleo operativo della Caritas. Vi faccio una piccola premessa. Allora, l'argomento che tratteremo oggi è un argomento molto ostico perché è un argomento molto tecnico. Io cercherò di rappresentarvi quelle che possono essere le difficoltà o comunque le criticità che si possono presentare in un contesto che è quello che ci interessa, cioè la nostra relazione con soggetti che sono sottoposti a misure cautelari o che sono in regime di misure alternative alla detenzione, anche se questo secondo aspetto verrà trattato dalla collega Pica che mi seguirà. Abbiamo preparato delle slide anche perché per rendervi più semplice seguire questo argomento, ma cercherò di essere, diciamo, concisa, breve e semplice per quanto la materia me lo consenta, cercando di lasciare spazio alle vostre domande, che credo siano di un taglio proprio pratico che delle volte va Perfetto. oltre, diciamo, la comprensione del, cioè, No. dove io posso arrivare in base alle vostre esigenze specifiche. Ora, non so se Beatrice ha difficoltà oppure Sì, io per comincio e poi. Va bene, allora comincio con un'analisi sì, tocca tu. spiegandovi che Io cosa riesco a sono uscire, le aspetta, misure esco un attimo cautelari. perché non riesco a vedere. Emilia? Beatrice, se per favore ti silenzi, dimmi. Sì, una cortesia, Emilia, hai il telefonino vicino? Sì, lo levo? Non ti sento. Beatrice, ti sei silenziata, non ti sento. Beatrice, hai il microfono Ah, disattivato. scusami, ti sentiamo a tratti. Ho Perché allontanato il sì. telefonino. Adesso, ecco, ok, quindi condivido lo schermo, va bene? Ok, perfetto. Ok, la vedete? No.
Adesso Ok. metto scherma in Ora terra, sì. allora. Sì. Ok. Ok. Scusatemi. No, prego. Allora, diciamo che le misure cautelari sono delle misure di privazione e limitazione della libertà di circolazione, della libertà personale del soggetto o di limitazione della libera disposizione di propri diritti o facoltà. L'aspetto importante di queste misure è che questa limitazione interviene nei confronti di un soggetto che non è stato dichiarato responsabile di un reato, ma che è sottoposto ad attività di indagine per un singolo reato. È importante perché abbiamo una limitazione della libertà nei confronti di un soggetto che non è condannato. Quindi, perché si possa applicare questa tipologia di misure, è necessario innanzitutto che vi siano dei requisiti fondamentali, quali gravi indizi di colpevolezza, cioè ci deve essere diciamo un sentore che possa aver compiuto il reato che gli sia contestato, e bisogna rispondere a delle esigenze specifiche perché queste misure vengano applicate, cioè perché un soggetto abbia una limitazione del proprio diritto, una limitazione della propria libertà, è necessario che rispondano a delle esigenze precise, ovviamente esigenze processuali, che sono la possibilità che le prove o la possibilità del pubblico ministero di individuare le prove a carico o a discarico del soggetto venga mantenuta libera, quindi si dice esigenze probatorie. Il pericolo di fuga, cioè il pericolo che il soggetto, se lasciato libero, possa sottrarsi al processo, quindi scappare, o reiterazione del reato, soprattutto nei confronti dei soggetti particolarmente dediti alle attività delinquenziali. Le misure cautelari si distinguono in due categorie: sono personali reali, personali, che distinguiamo, come abbiamo detto, in coercitive e interdittive. Coercitive, limitazione della libertà della persona, coercitive invece limitative dell'esercizio di facoltà. Abbiamo fatto un elenco di quelle che sono le misure cautelari personali, che per evitare di perdere troppo tempo proprio ad elencarle, le avrete così nelle slide e sono quelle previste proprio dal codice. Queste sono le misure personali, individuerete quelle a noi più note come gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere, il divieto di avvicinamento alla persona offesa o l'obbligo di firma, cioè oppure l'obbligo di presentazione all'APG, noto a tutti come obbligo di firma, mentre quelle interdittive sono la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è appunto una misura limitativa di una facoltà, o la sospensione di un pubblico servizio, di un pubblico ufficio o il divieto temporaneo di esercitare una professione. Comunque, alcune di queste misure coercitive le tratteremo precisamente, quindi vi abbiamo lasciato questo elenco per avere voi un'idea d'insieme. E poi accanto alle misure, no, ci dovrebbero essere le reali, scusi, sei andata un po' avanti, Beatrice. Ok, accanto alle misure personali abbiamo le misure cautelari reali, cioè sono misure che intaccano il patrimonio del soggetto sottoposto a indagine oppure sottoposto a processo e quindi il vincolo, la limitazione di quale la gestione del suo, la libertà di gestire e disporre del proprio patrimonio. Qui si risponde a due esigenze, o un sequestro conservativo a che quei beni possano essere utilizzati per il pagamento di una multa o garantire il pagamento di una multa o il pagamento delle statuizioni civili o delle somme dovute all'erario dello Stato, o preventive, cioè laddove si ritenga che bloccare la disponibilità del patrimonio sia uno strumento per sottrarre una disponibilità economica al soggetto che potrebbe essere da lui utilizzato per commettere altri reati e agevolare la commissione di altri reati. Delle misure reali non parleremo perché ritengo che intacchino però poco, diciamo, quelle che sono le esigenze di questo contesto, però abbiamo ritenuto che una conoscenza, diciamo, dell'insieme delle misure cautelari fosse
diciamo, proficuo per tutti o comunque utile a tutti. Trattiamo adesso le singole misure cautelari coercitive, quindi limitative della libertà, proprio della libera circolazione del soggetto, e cominciamo a trattare quella più afflittiva per il soggetto, che è la custodia cautelare in carcere. La custodia cautelare in carcere è una misura coercitiva con la quale l'indagato, l'imputato anche viene privato della propria libertà. E qui l'abbiamo voluto dire, nonostante non sia stato riconosciuto colpevole di alcun reato. Cioè, il concetto è che non abbiamo una condanna, non abbiamo un accertamento di responsabilità, abbiamo un processo e nonostante il processo, un giudice ha ritenuto che il soggetto debba essere rinchiuso in carcere perché quella è la sede migliore per rispondere a quelle esigenze che vi ho citato prima e che qui abbiamo reiterato, cioè abbiamo reindividuato. Quindi pericolo di reiterazione del reato, pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove. Non è necessario che ci siano tutte e tre le esigenze, basta che ce ne sia una delle tre. Questo è sufficiente. Chi applica la misura cautelare? La misura cautelare è richiesta dal pubblico ministero e la richiesta viene rivolta al giudice delle indagini preliminari, al GIP, ed è lui che applica la misura cautelare. La misura cautelare hanno cioè una diversa gradualità di afflizione, le abbiamo detto, e quindi non tutte possono essere applicate in qualsiasi momento. Cioè la scelta di una misura cautelare rispetto a un'altra dipende dalla condizione del soggetto, dagli indizi che ci sono e dalle esigenze che ci sono. Ricordiamo che la custodia cautelare in carcere, essendo sicuramente la più afflittiva, ha un carattere residuale, cioè si applica questo tipo di misura laddove nessun'altra misura sia ritenuta idonea dal giudice per diciamo, garantire quelle esigenze che vi ho detto prima e che di volta in volta vengono individuate a seconda di quello che è il processo. Io non vi posso dire subito e a priori, sono delle esigenze che vengono valutate dal giudice e che rispondono a quelle che sono le situazioni concrete di ogni procedimento e di ogni tipologia di reato. Le misure non possono avere una durata indeterminata, però su questo vi chiedo di non applicarvi, cioè la determinazione della durata massima delle misure cautelari è un argomento ostico perché ci sono degli atti interruttivi, si ricomincia fino a un massimo. Quindi in questo chi è in misura cautelare spesso è assistito da un avvocato, casomai interfacciatevi con l'avvocato o cercate di chiarire la posizione, ma lasciate ai tecnici di determinare qual è la tempistica di durata massima. Comunque ci sono dei termini che sono disciplinati dall'articolo 303 del codice di procedura penale. Però da tecnico vi dico non approcciatevi perché è veramente un argomento ostico, ve lo consiglio, cioè rischiamo di dire cose sbagliate, cioè, anziché perché è veramente un po' complicato. Quindi adesso passiamo all'altra misura, anche questa coercitiva, cautelare, afflittiva, che sono gli arresti domiciliari. Allora, come dico sempre, gli arresti domiciliari, la cella del sottoposto agli arresti domiciliari non è la cella del carcere, come nella custodia cautelare, ma è la sua casa. Cioè loro, il vincolo a cui sono sottoposti è che non possono allontanarsi dalla propria abitazione, laddove vengono gli arresti domiciliari espiati all'interno della propria abitazione, oppure in un luogo di cura o in una casa famiglia protetta, cioè all'interno dell'istituto dove sono accolti quindi per svolgere questa misura cautelare. Importante da questo punto di vista, per la concessione degli arresti domiciliari, l'idoneità del domicilio, del luogo dove si devono eseguire gli arresti domiciliari è fondamentale. Si fa proprio una verifica, il giudice verifica la idoneità dei luoghi. Vi faccio un esempio. Una casa dove non ci sia uno spazio dove il sottoposto debba
dormire nel salotto di casa può anche non essere considerato idoneo. Ovviamente sono ormai casi residuali perché l'esigenza è molto alta e la domanda è molto alta, però è importante avere un luogo che sia considerato come casa, quindi no sotto scale, no diciamo depositi col cuscinino, col letto. No, devono avere i servizi, cioè deve essere una casa, un posto abitabile a tutti gli effetti. Se il titolare, che deve spiare il padrone di casa, è titolare di un contratto d'affitto, lo dovrà dimostrare, così come dovrà dimostrare eventualmente un atto di proprietà. Se invece viene ospitato o da un parente, è necessario avere la dichiarazione di disponibilità di chi lo accoglie all'interno della propria abitazione. Analoga dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata se ad accoglierlo sia una struttura, quindi si parla ad esempio di comunità terapeutiche, come soprattutto per i tossicodipendenti, o anche dei centri di accoglienza che hanno la disponibilità ad accogliere soggetti. Anche in questo caso è necessario accompagnare con la richiesta di arresti domiciliari la dichiarazione di disponibilità di chi accoglie colui che dovrà essere sottoposto agli arresti domiciliari. Trattandosi delle misure abbastanza afflittive, come vi ho detto, non possono essere applicati per qualsiasi tipo di reati, anche se ci sono delle concrete esigenze cautelari. Infatti, ve l'abbiamo detto, la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari devono essere applicati per i reati, diciamo, più gravi. E infatti il limite è quello o con la pena dell'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. Vi faccio un altro inciso: non può essere applicata una misura custodiale laddove si presume un termine di pena inferiore, pena che verrà in seguito applicata, inferiore ai 2 anni, cioè laddove si possa godere del beneficio della sospensione condizionale della pena. In questo caso queste misure non possono essere applicate. Quindi vi abbiamo messo delle regole. Molti ci si chiederanno: posso visitare, posso andare, posso incontrare il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari. Allora, la regola e il consiglio che mi sento di darvi è quello di leggere l'ordinanza emessa dal giudice. La misura viene applicata con un provvedimento del giudice, come vi ho detto, e nella cui ordinanza lui spiega quelli che sono le eventuali facoltà che vengono concesse al sottoposto. Quindi anche la possibilità di ricevere visite, la possibilità di parlare con qualcuno, perché per alcune ipotesi di reato vi è un isolamento totale, per cui il sottoposto non può parlare con nessuno e non può incontrare nessuno. Quindi neanche per ragioni ovviamente di solidarietà, a cui voi potreste essere chiamati, come dare una parola di conforto, portare un aiuto concreto, il pacco della spesa, piuttosto che altro. Io quello che vi consiglio, non avendo conoscenza dell'ordinanza, lasciatelo davanti alla soglia di casa senza che lui apra, e soprattutto lasciatelo sul pianerottolo, non fate che il sottoposto scenda fino al portone, perché superare la soglia di casa può essere considerato evasione, ma soprattutto arrivare fino al portone senza autorizzazione può essere considerata evasione. Un'eventuale condanna per evasione potrebbe comportare l'aggravamento della pena, che nel caso della misura, che nel caso degli arresti domiciliari è la custodia cautelare in carcere. Però mi permetto di dirvi anche che voi, facendo un servizio di aiuto alla persona e di solidarietà, nessuno vi esclude. Laddove riteniate che sia un soggetto da solo che ha bisogno di aiuti concreti, anche di socializzazione piuttosto che di relazione per un reinserimento, per l'individuazione di un posto, di un'attività di volontariato, attività di lavoro, qualunque sia, nulla vi esclude che voi, per il tramite del suo avvocato, facciate un'istanza al giudice per essere autorizzati a degli incontri, motivandolo. È possibile che il giudice vi conceda questa facoltà. Così come
Il sottoposto agli arresti domiciliari avrà sempre diritto ad un permesso per visite mediche o per esigenze basilari, che è quello di fare la spesa. Ma anche in questo caso, pur essendo un'esigenza basilare, non la potrà esplicare autonomamente. Dovrà sempre essere autorizzato dal magistrato. Spesso chi non ha una famiglia alle spalle che lo possa aiutare nelle incombenze quotidiane si chiede un paio d'ore a settimana o un paio d'ore, 2 o 3 giorni a settimana, proprio per poter fare la spesa, per andare dal medico, in farmacia e quant'altro. È ovvio che se il sottoposto si sente male, c'è facoltà sicuramente di chiedere l'intervento del 118 o di accompagnarlo al pronto soccorso, ma in questo caso vi consiglio di avere il referto e di comunicare poi agli organi di polizia che si occupano del controllo di riferire subito che lui si è dovuto recare in pronto soccorso. Un'altra caratteristica degli arresti domiciliari, e finisco, è che il sottoposto è sottoposto a controlli da parte del giudice, ma soprattutto da parte della polizia competente in zona. Questo significa, ve lo dico perché se vi troverete a relazionarvi con soggetti agli arresti domiciliari, la considerando una cosa per loro tanto pesante, potranno controllarlo in qualsiasi ora del giorno, della notte, più volte al giorno. Dico sempre, non è la visita fiscale che deve venire agli orari stabiliti. Loro è un controllo a campione che possono fare quando ritengono, perché è proprio un controllo cui il soggetto sottoposto è destinato. Una slide l'abbiamo dedicata alla distinzione tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare, però soltanto perché la vediate come parallelismo. Sarà la collega Anna Maria ad essere più precisa nel dirvi qual è la distinzione tra l'una e tra gli altri. Io vado avanti a parlarvi delle altre forme di misure cautelari che diventano forse più vicine alle nostre esigenze, che sono il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questa è una misura che proprio la dice la parola stessa, il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi alla persona offesa a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai suoi familiari e comunque di mantenere una certa distanza. Spesso nell'ordinanza c'è scritto proprio che non si può avvicinare a almeno 500 metri dalla persona offesa. È necessario anche in questo caso presentare un'istanza al tribunale del luogo, l'istanza ovviamente la richiede sempre il pubblico ministero e il provvedimento non può essere superiore alla durata a 6 mesi, però con possibilità di proroga laddove l'esigenza di cautelare, in questo caso la persona offesa, si reiteri. Un'altra misura che si collega strettamente a questa invece è quello dell'allontanamento dalla casa familiare. È una misura che è di recente formazione, infatti l'abbiamo datata con una legge del 2001 e che si è resa necessaria guardando quelle che sono le esigenze sociali, cioè il diffondersi dei reati di maltrattamento in famiglia e la verifica che spesso non si procede a denunce da parte delle donne maltrattate perché non hanno la disponibilità economica per potersi allontanare da casa o la paura di allontanarsi da casa per relazioni con i figli. E allora a questo punto è stata inserita questa ulteriore misura cautelare che è quello che impone al sottoposto di allontanarsi, quindi di lasciare la casa familiare. Quindi al fine anche di cessare quella che è la condotta lesiva che si sta perpetrando all'interno del nucleo familiare e della casa familiare. Questo tipo di misura può
prevedere anche una limitazione che richiama quello del divieto di avvicinamento, perché oltre ad allontanarlo dalla casa familiare, il giudice gli può imporre di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai familiari della persona offesa. Il riferimento è alla scuola del figlio, alla casa della madre, cioè luoghi nella quale la persona offesa di norma, si può trovare e quindi il sottoposto non li deve frequentare per evitare incontri. Ma l'aspetto più importante di questa misura cautelare è la possibilità per il giudice nell'ordinanza di applicazione di prevedere il pagamento di un assegno periodico, cioè un assegno di sostentamento per la persona offesa e cercare di colmare spesso quell'ostacolo che le donne incontrano nel poter denunciare episodi di maltrattamento o di violenza. Sul punto mi è venuto adesso, mentre lo sto dicendo, probabilmente lo sapete, però mi fa piacere dirvelo, in presenza di reati di maltrattamento in famiglia, la persona offesa viene ammessa al patrocinio a spese dello Stato de plano, a prescindere dal reddito. Questo è un altro aspetto importante. Quindi potrà avere l'ausilio di un avvocato e la consulenza di un avvocato perché è automaticamente pagata dallo Stato senza dover affrontare i costi di un aiuto professionale di questa natura. Quindi ammessa di diritto per legge al patrocinio a spese dello Stato. Altre misure coercitive. Le altre misure sono il divieto e l'obbligo di dimora. Lo dice la parola stessa, il divieto impone al sottoposto di non recarsi in un determinato comune, in una determinata città. Lo scopo è quello di allontanarlo, quello che è il centro dei suoi affari illeciti. Quindi, con questa misura abbiamo una limitazione della libera circolazione del soggetto perché potrà andare ovunque tranne che in quel posto, tranne che in quel comune, tranne che in quella città che è individuata nell'ordinanza. L'obbligo di dimora invece è l'esatto opposto, cioè deve rimanere all'interno del comune di dimora abituale, cioè dove vive, dove ha la residenza e non può fuoriuscire se non con esplicita autorizzazione del giudice da quel comune. Queste sono delle misure coercitive, importante perché abbiamo detto limitative della libertà, però rimangono, cioè però non sono delle misure che sono un'anticipazione della pena, cioè limitano ma non sono privative della libertà come la misura cautelare agli arresti domiciliari, quindi diciamo hanno una portata afflittiva, si dice, inferiore rispetto alle prime due che sono invece molto, molto più stringenti e oppressive per chi vi è sottoposto. E poi abbiamo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Allora, questa è una procedura famosa a tutti come l'obbligo di firma, cioè sono sottoposto all'obbligo di firma. Perché di firma? Perché è un controllo cui il soggetto viene sottoposto che si sostanzia nel doversi recare nei giorni e negli orari fissati dal giudice, sempre l'ordinanza applicativa che diventa, diciamo, scusate, il termine, il nostro testo sacro quando parliamo di misure cautelari, nei termini, negli orari, nei giorni stabiliti nella ordinanza, si dovrà presentare presso la stazione di polizia, il commissario di polizia, la stazione dei carabinieri di competenza per apporre una firma su un registro. In questo modo lui assolve all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lo scopo è quello di limitare, diciamo, la libera circolazione del soggetto che nei giorni prestabiliti o gli orari prestabiliti dovrà sempre fare riferimento al commissariato di competenza. Queste sono le misure coercitive, cioè limitative, poi il divieto di espatrio. Divieto di espatrio, ovviamente il soggetto non potrà abbandonare, non potrà lasciare il territorio italiano. Appare ovvio che questa è la misura cautelare, la misura custodiale, cioè cautelare in assoluto che risponde al
divieto di fuga, cioè diciamo che è quella un po' più classica, non puoi uscire dal territorio proprio perché è necessario che tu rimanga qua per espiare l'eventuale pena. Mi permettete di aggiungere due, sforo solo di 2 minuti, Beatrice, ma sono stata bravissima, c'ho il tempo, per dirvi una cosa. Per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere, il diritto, ogni permesso, ogni possibilità di permesso deve passare sempre dall'autorizzazione del magistrato. Quindi non c'è un non possiamo andarlo a trovare in assoluto, bisogna fare una richiesta e motivarla laddove non si è dei congiunti, dei familiari o dei coniugi. Per quanto riguarda soprattutto gli arresti domiciliari, perché gli arresti domiciliari sono proprio una fiducia che si dà al sottoposto, il contravvenire agli arresti domiciliari, quindi uscire dall'abitazione o ricevere persone non autorizzate, può essere per il sottoposto motivo di un aggravamento della misura stessa. Se esce, commette reato, che è il reato di evasione. Il reato di evasione è uno dei reati che per noi avvocati che dobbiamo trattare, misure cautelari, ma soprattutto misure alternative, è il più ostico perché di impedimento ha tutta una serie di benefici. Quindi è importante mantenere e rispettare i termini. E poi perché tutte le misure possono essere aggravate, che nel caso degli arresti domiciliari la misura più grave sarà la custodia cautelare in carcere, mentre nel caso dell'obbligo di firma potrebbe essere l'aumento dei giorni, ma se già va 7 giorni al mese, 7 giorni a settimana, l'aggravamento sono gli arresti domiciliari. Quindi il passaggio, ma così anche con le altre misure custodiali. Per cui prestare molta attenzione a quelle che sono le disposizioni imposte dal giudice e poi tutte le misure possono essere revocate, cioè con un'istanza nella quale si motivi il venir meno di quelle che sono le esigenze iniziali che hanno portato all'applicazione della misura, se queste esigenze vengono meno, si può chiedere la revoca della misura e quindi diciamo la sospensione in attesa poi della condanna che avrà gli effetti che poi vi dirà la collega Anna Maria Pica. Io per adesso ho finito, poi sarò a disposizione per eventuali domande. Grazie mille, sei stata chiarissima. Do la parola invece ad Anna Maria Pica, che non la vedremo nello schermo perché ha problemi con la telecamera, ma ci presenterà, diciamo, la seconda parte del webinar sulle misure alternative alla detenzione. Anna Maria, ti lascio la parola. Sì, ciao, buonasera a tutti. Io sono l'avvocata Anna Maria Pica e come la collega Emilia Fucile collaboro presso il NALC di Roma. E come vi ha anticipato Beatrice, nelle slide a seguire ci occuperemo appunto di una materia anche questa abbastanza ostica come quella delle misure cautelari e quindi andremo a parlare delle misure alternative alla detenzione, che nel nostro ordinamento giuridico vengono disciplinate dagli articoli 47 e seguenti delle norme sull'ordinamento penitenziario. E una premessa piccolissima, cercherò di essere il più concisa possibile, facendo delle allusioni teoriche, ma cercando soprattutto di fornirvi degli spunti pratici ed operativi in modo tale da potervi consentire di orientare qualora si presentasse ovviamente da voi una persona che è in possesso dei requisiti per accedere a questo beneficio. Partirei dalla prima slide e andrei a definire che cosa sono effettivamente le misure alternative alla detenzione, in modo tale che possa risultare chiare le differenze con le misure cautelari. Le misure alternative alla detenzione sono delle misure che consentono al soggetto che ha subito una condanna, quindi soffermerei l'attenzione su questo inciso e dopo vedremo il perché, quindi che ha subito una condanna, di scontare in tutto o in parte la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione vengono disciplinate, come vi ho detto, dagli articoli 47 e seguenti delle norme sull'ordinamento penitenziario, quindi per qualunque dubbio, è questo il testo normativo che dovete consultare.
e si applicano esclusivamente ai condannati in via definitiva. Quali sono le misure alternative alla detenzione? L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Allora, vi ho detto all'inizio, sì, se mi, grazie Beatrice, se mi ritorno indietro perché volevo un attimo, appunto, sì, ho sottolineato appunto l'importanza di soffermarsi sull'inciso che ha subito una condanna, proprio perché in questo elemento si nasconde la differenza, o meglio, si cela la differenza con le misure cautelari di cui ha parlato ampiamente Emilia. Poiché, mentre le misure cautelari riguardano una fase iniziale o comunque una fase in divenire del processo, diversamente le misure alternative alla detenzione riguardano un soggetto che è stato condannato in via definitiva. Quindi, le misure cautelari possono essere applicate anche nei confronti di un soggetto che alla fine del processo verrà dichiarato innocente, verrà scagionato. Viceversa, il presupposto affinché si applichino le misure alternative alla detenzione è che il soggetto nei confronti del quale si rivolgano sia stato condannato in via definitiva, vale a dire siano esplicati i 3 gradi di giudizio. Quindi questa è la differenza fondamentale che dovete tenere in considerazione quando ragionate in termini di misure cautelari o di misure alternative alla detenzione. Una cosa importante, ovviamente, la funzione che comunque le misure cautelari hanno, le misure alternative alla detenzione hanno, scusatemi, è proprio quella, di inserire di facilitare il condannato nel momento in cui sarà chiamato a reinserirsi nella società. Quindi in un certo qual modo di anticipare questo reinserimento. Per questo motivo il loro fine specifico è proprio quello di non inserire il condannato nell'ambiente carcerario o addirittura appunto di porlo fuori dall'ambiente carcerario, proprio in sintonia con questa funzione rieducativa che nel nostro ordinamento giuridico deve avere la pena. Sì, possiamo andare avanti. Allora, a che vanno richieste le misure alternative alla detenzione? Le misure alternative alla detenzione vanno richieste alla magistratura di sorveglianza, dunque un organo particolare che si compone quindi rispettivamente un organo collegiale e un organo monocratico. Quindi, mentre le misure cautelari vengono comunque applicate da parte del giudice di primo grado, del giudice di secondo grado e quant'altro, viceversa, le misure alternative alla detenzione sono di competenza della magistratura di sorveglianza. Questa parte della slide, che viene a seguire è molto importante. Perché? Perché ha un grande risvolto da un punto di vista pratico. Allora, qui dobbiamo fare un distinguo. Se l'esecuzione della pena è già iniziata, che cosa vuol dire? Che il condannato si trovi già in uno stato comunque o di custodia cautelare domiciliare, cioè gli arresti domiciliari, o comunque in uno stato di custodia cautelare in carcere. In questo caso la misura verrà richiesta ovviamente sempre alla magistratura di sorveglianza, ciononostante in via provvisoria ci si potrà rivolgere al magistrato di sorveglianza, vale a dire all'organo monocratico. Questo quando lo stato detentivo potrebbe avere comunque degli effetti deleteri sul condannato. Perché ci chiederemo? Perché comunque i tempi il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio, si dice. E purtroppo i tempi della Camera di Consiglio sono dei tempi biblici, quindi potrebbe avvenire che il Tribunale di Sorveglianza fissi l'udienza per decidere se concedere o meno la misura alternativa in dei tempi biblici, ma nelle more il condannato potrebbe subire dei pregiudizi da questo stato detentivo, motivo per cui il legislatore ci dà la possibilità di rivolgersi al Tribunale di Sorveglianza per fare la richiesta deputata, insomma, ad ottenere questo beneficio. Ma provvisoriamente di rivolgerla anche al magistrato di sorveglianza affinché nelle more il magistrato di sorveglianza possa prendere le sue decisioni. Ovviamente la decisione che adotterà il magistrato di sorveglianza avrà validità fino al momento in cui interverrà il tribunale di sorveglianza. D'accordo? Che cosa succede invece se l'esecuzione della pena non è iniziata? L'esecuzione della pena non inizia quando il soggetto condannato non è stato attinto da una misura cautelare e è in uno stato di libertà,
O comunque è stato attinto da una misura di libertà che non comporta comunque una costrizione forte della sua libertà. Importante, un'importanza fondamentale sotto questo punto di vista l'articolo 656,5 del codice di procedura penale. Perché? Perché il legislatore in questo comma ci dice che se la pena finale a cui è stato condannato il soggetto è inferiore ai 4 anni o comunque ai 6 anni in altri casi che riguardano i tossicodipendenti o gli alcoldipendenti, l'ordine di esecuzione della pena arriverà automaticamente sospeso. E questa è una cosa importantissima perché? Perché se l'ordine di esecuzione della pena arriva sospeso, vi è l'obbligo di chi assiste il condannato, io parlo proprio di obbligo nel suo interesse, di presentare entro 30 giorni, questa è una cosa importantissima, entro 30 giorni l'istanza per la richiesta dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione. Perché? Perché se non si applica, se non si fa questa istanza, e comunque il condannato non si trova ancora in uno stato detentivo, alla fine ci finirà. Se io comunque sono stato condannato in via definitiva e sono libero, ma il mio difensore non ha presentato entro 30 giorni l'istanza comunque con cui si richiede l'applicazione di una misura cautelare, io purtroppo sconterò la mia pena in carcere. Dopodiché si potrà azionare tutto il meccanismo della richiesta, ovviamente sempre della misura alternativa, però quello che vi voglio trasmettere è che comunque il tribunale di sorveglianza è un tribunale un po' difficile da trattare, quindi è sempre meglio da un punto di vista pratico evitare che il condannato finisca in carcere e che quindi possa godere di questo beneficio delle misure alternative alla detenzione. Passiamo ad analizzare quindi le varie misure e partirei comunque dall'affidamento in prova ai servizi sociali. Allora, l'affidamento in prova ai servizi sociali che cosa è? È una misura alternativa alla detenzione, appunto, vale a dire una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, e questo lo abbiamo chiarito, che in omaggio alla funzione rieducativa della pena mira a favorire attraverso una minore compressione della libertà personale il reinserimento sociale del condannato. Quindi ecco che emergono quali sono gli elementi fondamentali delle misure alternative alla detenzione. Funzione rieducativa, reinserimento sociale del condannato, impedendo che il condannato entri a contatto con l'ambiente carcerario. In che cosa consiste l'affidamento in prova al servizio sociale? Consiste di fatto nella possibilità di espiare la pena definitiva fuori dall'istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale. In altri termini, in senso pratico, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che si può parlare di godere di una possibilità di libertà assistita o controllata. Perché parlo di una libertà assistita o controllata? Perché nel periodo di affidamento in prova al servizio sociale e anche comunque di quello antecedente, quando comunque il tribunale di sorveglianza dovrà decidere se concederlo o meno, il tribunale di sorveglianza sarà chiamato comunque a decidere e a giudicare con il supporto di un organo importante che è il UEPE, vale a dire l'Ufficio di Esecuzione Esterno Penale Esterno della Pena, il quale sarà chiamato comunque a rapportare al Tribunale di sorveglianza come si sia comportato in termini proprio pratici e spiccioli, come si sia comportato il condannato, vale a dire se il condannato abbia rispettato o meno quel programma di trattamento che comunque deve essere stilato dal Tribunale insieme all'ufficio UEPE. Quindi se si abbia svolto quelle attività che erano state previste in questo programma di trattamento, se si sia sottoposto a questi obblighi, se abbia comunque rispettato gli impegni che in questo programma di trattamento vi erano. E questo perché? Perché al fine di valutare proprio la personalità del condannato. Cioè il tribunale in termini pratici deve valutare se il condannato abbia superato positivamente la prova. E se il condannato si è attenuto scrupolosamente a questo programma di trattamento, vale a dire che comunque sarà considerato meritevole e come tale potrà espiare la pena. Quindi è importante questo connubio che c'è nell'affidamento in prova ai servizi sociali tra il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio UEPE, che comunque, come vi ripeto, è chiamato a rapportare continuamente e comunque costantemente sull'andamento della prova a cui è sottoposto il condannato.
Allora, per quanto riguarda poi l'inciso, quello che riguarda la disponibilità di un lavoro, mi piace sottolineare che ultimamente vi sono stati degli orientamenti giurisprudenziali un po' diversi, perché diciamo fino a qualche anno fa la necessità di godere di una situazione lavorativa era una condizione fondamentale per ottenere questo beneficio. Oggi la giurisprudenza si è orientata nel senso di valutare maggiormente lo sviluppo della personalità dell'individuo. Questo che cosa vuol dire? Che se il condannato che fa richiesta di misura alternativa non disponga di un'attività lavorativa, ma comunque sia inserito anche in altri contesti proficui, quale può essere addirittura quello del volontariato, per fortuna, ebbene, la giurisprudenza ha ritenuto che anche in questi casi comunque il condannato sia meritevole di poter godere di questo beneficio. Quindi l'attività lavorativa è sicuramente un punto in più, è importante, è fondamentale per ottenere il beneficio, ma diciamo che la sua assenza non ne compromette completamente comunque la possibilità di goderne. Quindi passerei all'altro, alla detenzione domiciliare. Ok, allora, la detenzione domiciliare che cos'è? È una misura alternativa al carcere che consente al condannato di scontare la pena nella propria abitazione e in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza. E qui aggiungerei che soltanto se si tratta di donne incinte o comunque di donne che hanno una prole inferiore a 10 anni con loro conviventi, vi è la possibilità di ottenere la detenzione domiciliare anche all'interno di case famiglia protette. Quindi questa è una cosa importante. Quindi donne incinte o donne con prole che hanno un'età inferiore a 10 anni con loro convivente possono scontare la detenzione domiciliare anche in case familiari protette. Allora, per quanto riguarda i presupposti per ottenere la detenzione domiciliare, parliamo di una detenzione domiciliare ordinaria, quindi tutti i soggetti condannati ad una pena comunque che non superi i 2 anni potranno avere accesso alla detenzione domiciliare. Viceversa, in caso di donne incinte, comunque di donne che siano madri di prole di età inferiore a anni 10 o sempre con loro conviventi, soggetti anche ultra sessantenni che comunque abbiano una inabilità parziale da un punto di vista fisico, oppure soggetti che abbiano un'età inferiore agli anni 21 o soggetti con delle condizioni di salute molto precarie, per cui necessitano quotidianamente di contatti comunque con strutture sanitarie, strutture di cura, potranno comunque fare istanza per accedere a questo beneficio anche qualora abbiano da scontare una pena più alta. Quindi possiamo parlare di una forma di detenzione domiciliare speciale qualora ricorrano questi presupposti. Per quanto riguarda poi chi la concede, vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, bisogna vedere comunque se l'esecuzione della pena è già iniziata o comunque se la pena non è ancora iniziata. Poiché in questo caso comunque vale sempre il principio fondamentale dei 30 giorni, quindi l'istanza deve essere presentata assolutamente entro 30 giorni, se no altrimenti la pena diventa esecutiva, cioè viene messo un ordine di esecuzione non sospeso ma comunque esecutivo. E una cosa importante che è stata sottolineata è che il detenuto domiciliare non è a carico dell'amministrazione penitenziaria, ovviamente per il mantenimento, per la cura e per l'assistenza medica. E per la detenzione domiciliare può bastare solo l'abitazione, cioè un'abitazione idonea. Prima abbiamo parlato anche con qualche remora, comunque con la necessità di avere un lavoro, condizione che vi ricordo è fondamentale ma non imprescindibile. Per quanto riguarda la detenzione domiciliare, invece si richiede soltanto che il condannato possa soggiornare, possa fisicamente stare all'interno di un domicilio, comunque che sia una privata dimora o che sia comunque un altro luogo pubblico di assistenza o di accoglienza idoneo ad accoglierlo. Passiamo ad analizzare l'ultima forma di misura alternativa che è la semilibertà. Allora, la semilibertà ovviamente viene concessa a chi non ha i presupposti per accedere all'altre 2 misure alternative, perché comunque non esclude completamente il contatto con l'ambiente carcerario, perché in altre parole, le persone condannate alla reclusione, anziché scontare interamente la loro pena all'interno delle carceri, potranno ottenere dei permessi per trascorrere una parte della giornata fuori dal carcere. Per questo quindi diciamo è una misura un po' più afflittiva, tra virgolette, rispetto alle altre, con l'obbligo però di rientrarvi generalmente nel corso della sera.
E questa è una cosa importante perché se non vi rientrano nell'ambito di 12 ore può essere contestato il reato di evasione. Quindi è importantissimo qualora un condannato goda della semilibertà che la sera, generalmente la sera, faccia rientro in carcere perché diversamente qualora ritardi oltre le 12 ore gli verrà contestato il reato di evasione. Allora, una condizione fondamentale ovviamente affinché possa essere concessa la semilibertà è che il condannato fuori dal carcere sfrutti il suo tempo in delle attività proficue, quindi o in un'attività lavorativa o in un'attività istruttiva, perché altrimenti va da sé che ovviamente la semilibertà non potrà mai essere concessa. E un altro dato che poi ha anche importanza da un punto di vista pratico è proprio che la semilibertà comunque non necessariamente deve essere riportata nell'istanza che facciamo al tribunale di sorveglianza quando richiediamo una misura alternativa alla detenzione, perché comunque può subentrare anche in un secondo momento. Chi la concede? Ecco qui che entra in gioco l'altro organo della magistratura di sorveglianza, la concede il magistrato di sorveglianza, quindi l'istanza va rivolta a lui. E deve essere corredata da tutta un'apposita documentazione che adesso qui insomma non stiamo ad elencare. Quali sono i presupposti per accedere alla semilibertà? Aver scontato almeno metà della pena, aver scontato almeno 2/3 della pena in casi di reati più gravi che riguardano i delitti connessi alla mafia o comunque al terrorismo o quant'altro, e aver scontato almeno 20 anni qualora siano stati condannati comunque all'ergastolo. Un trattamento particolare ci riguarda i soggetti tossicodipendenti o d'alcoldipendenti, poiché affinché possano godere della misura alternativa è necessario che comunque la richiesta venga corredata da un'apposita documentazione che sia stilata ovviamente dal SERT e dalla ASL di appartenenza, una documentazione che deve attestare innanzitutto la sussistenza dello status di tossicodipendenza o di alcoldipendenza. E quindi una vera e propria documentazione che deve attestare tutti quegli vari steps che sono stati seguiti per concludere che di fatto il soggetto è da definirsi tossicodipendente o d'alcoldipendente, nonché deve essere comunque data anche della sussistenza di un idoneo programma terapeutico che sia approvato dagli stessi CERT. Ulteriore documentazione poi dovrà essere fornita nel caso in cui si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale all'interno di una comunità DOC, di una comunità specifica. Dunque, nel caso, questo è importante perché nell'esperienza pratica, insomma, questi casi si affrontano molto frequentemente, persone tossicodipendenti o d'alcoldipendenti possono godere di questo tipo di trattamento e di beneficio soltanto qualora la richiesta venga corredata da apposita documentazione tecnica, quindi da apposita documentazione sanitaria. Sospensione, annullamento e revoca, va da sé, questo è molto intuitivo, che le misure alternative ovviamente vengono sospese, vengono annullate o vengono revocate se il condannato non si attiene scrupolosamente a quel programma di trattamento di cui vi ho accennato prima, quindi se non rispetta le prescrizioni che gli sono state imposte dal tribunale di comune concerto comunque con il WEPE. Un esempio scolastico è quello del condannato che, per esempio, continua a frequentare ambienti frequentati da altri soggetti dediti all'attività delinquenziale, o comunque un condannato che abbia continuato a delinquere durante il periodo in cui è stato ammesso a questo trattamento di beneficio. Ovviamente in caso di violazione il beneficio verrà immediatamente revocato e il tribunale sarà richiamato nuovamente a rideterminare la pena. Il condannato farà ingresso quindi nell'istituto carcerario e non potrà più fare istanza di godimento della misura alternativa non prima del trascorrere di 3 anni dal momento in cui la misura è stata revocata. Quindi non potrà più godere di permessi premio, insomma, tutti i benefici di cui avrebbe potuto godere automaticamente vengono negati e vengono a decadere. E niente, mi sembra di aver esaurito, insomma. Interrompo la connessione e lasciamo spazio alle domande. Allora, ce n'è già una fatta sulla chat di Gaetano Tucci e volevo sapere se ci sono limiti ai tempi, alle frequenze delle telefonate per chi ha gli arresti domiciliari. Allora, rispondo io. No.
Cioè, nel senso, laddove gli venga data la facoltà di comunicare con l'esterno, di norma viene lasciata, quindi la formulo giusto, laddove non ci sia un divieto di utilizzare il Emilia, telefono. hai il telefonino vicino al computer? No, l'ho allontanato. Pronto? Pronto? Mi sentite? Adesso meglio. Ok. Ci mette un po' sto PC. Allora, se non c'è un divieto di comunicazione con l'esterno, no, non ci sono dei limiti massimi previsti per la frequenza delle telefonate. Le slide, sì, Allora, me l'hanno messa le sul diapositive, sito. le slide e la registrazione saranno online per chi lo chiede già da domani sul sito del manuale ai diritti nella sezione formazione. Mettiamo tutto online, non le spediamo per email perché sono pesanti, però nella sezione formazione del manuale ai diritti, quindi www.caritasroma.it, manuale ai diritti, ci sarà sia il video, la registrazione video che le slide. E ho aperto i microfoni, quindi chi vuole può aprire e fare la domanda direttamente. Beh, se non ci sono domande vuol dire che Emilia e Anna Maria sono state chiarissime. Allora, Antonella, non ti sentiamo. scrive Rudy, mi sentite? Dalla Caritas di Chioggia, come comportarsi per l'assicurazione. In questo caso, magari Rudy, non so se puoi specificare o prendere la parola, l'assicurazione per i volontari, che tipo di assicurazione? Allora, scusate, perché mi dicono che i microfoni sono ancora spenti. Un attimo solo. Provate adesso. Adesso Sì. sì, aperti, Adesso aperti, sì. adesso sì. Pensavo di aver risolto. Benissimo. Ok. Uno alla volta allora. Io Ho vorrei una fare domanda. Posso Anch'io. chiedere per Sì. Ecco, l'assicurazione? allora, sì, Rubi, visto che Rudy, scusami, visto che avevamo iniziato con te, puoi procedere tu e poi gli altri, insomma. Sì, grazie. Allora, intanto grazie di queste trasmissioni, di questi incontri di formazione. Anche se sono un po' tecnici, logicamente gli esperti o le esperte devono parlare velocemente. È per quello che chiedevo se era possibile avere le slide, ma mi hai già risposto. Per quello che riguarda l'assicurazione, volevo chiedere. Visto che noi abbiamo dei casi da inserire, adesso io parlo come Caritas di Chioggia, va bene, abbiamo un'esperienza dove abbiamo decine di casi, ogni anno abbiamo decine, anzi parecchie decine di casi per i quali noi troviamo delle strutture, abbiamo delle strutture convenzionate. E noi abbiamo due convenzioni con i tribunali di Venezia e di Rovigo, in quanto diocesi di Chioggia, e volevo capire come fare, cioè cioè se l'assicurazione antinfortunistica e di responsabilità civile viene comunque pagata dallo Stato, oppure se dobbiamo intervenire noi come struttura, oppure se deve farlo l'interessato stesso. Pagare l'interessato. Per quello che so io, è la struttura che si occupa dell'assicurazione. Cioè la nostra struttura. E Sì. Per quindi tutte e due le assicurazioni sono a carico nostro. per quello che so io, sì. Però all'interno della convenzione che è stipulata con il tribunale, con la giustizia, questo viene specificato di solito. Sì.
quando si fa la convenzione tra il Ministero della Giustizia, il Tribunale e l'associazione, in questo caso la diocesi, l'assicurazione, cioè chi è competenza l'assicurazione, chi è comunque viene specificato. Su questo ne sono sicura, però so che di solito è a carico della struttura. Va bene, grazie. Allora, per Chiara? ordine c'è Chiara. Ah, scusa. Marina. Marina, però compari come Chiara sul... Beh. No, sono Marina, però sono chiara perché illuminata forse. Allora, volevo fare una domanda. Noi abbiamo il caso di un ragazzo, anzi di un uomo di 50 anni, il quale era agli arresti domiciliari fino a 5 giorni fa, e credo che sia arrivata la fine pena perché la mamma, che è una nostra, viene da noi alla Caritas di San Filippo, diciamo da 2 anni e mezzo, la conosciamo e quindi ha avuto una detenzione di 2 anni e mezzo, presumibilmente per spaccio e uso di sostanze stupefacenti. Questo ragazzo credo che sia arrivato a fine mese perché la mamma mi ha chiamato perché mi ha detto ovviamente con grande gioia che gli è stato tolto il braccialetto alla caviglia, peraltro. Lui lo indossava perché spesso portiamo generi alimentari e quant'altro alla mamma, all'abitazione. Volevo chiedere, nel momento in cui è realmente terminata la pena e come centro di ascolto e PTA volessimo inserirlo in un'opportunità di ricerca di lavoro, che cosa devo chiedere come documento giuridico che attesti il fine pena? Al ragazzo, nel senso che al ragazzo sarà stato dato un documento da parte dei carabinieri o del suo avvocato. C'è un certificato che viene rilasciato dalla sorveglianza, proprio un certificato di fine pena che è stato Perfetto. espiato tutto. Però mi Perfetto. permetto di dire, se aveva il braccialetto elettronico, Sì. non credo che fosse in detenzione domiciliare, credo che fosse agli arresti domiciliari. Era gli arresti domiciliari, chiedo scusa, sì. No, le spiego, non è che voglio essere, però forse non c'è un fine pena, forse gli hanno solo tolto la misura e il processo ancora si deve fare e quindi ancora abbiamo una condanna. Non Ok. abbiamo un fine pena in quel caso. Per È finita la perfetto. misura, perché come vi dicevo saranno venuti meno le esigenze, se passa tanto tempo poi non c'è più motivo se uno non è stato condannato di tenerlo in misura. Quindi mi viene da pensare che avendo il braccialetto gliel'avranno tolto Sì. e che sia finita la misura cautelare. Ok. Questo significa che dovrà fare il processo, ci sarà una condanna e poi dovrà finire di espiare l'altro pezzettino di condanna. Credo, Ok. però, ecco. Allora, queste cose io le desumo da questo foglio che lui ha in mano. Allora, queste cose lei le desume dal provvedimento con la quale gli hanno tolto il braccialetto. In quel provvedimento, appunto, è o un provvedimento di fine pena o Ok. un provvedimento di revoca della misura. Lei lo legge e cerca di capire Sì, quali anche sono. perché altrimenti è inutile che lo inserisco in un processo di ricerca di lavoro, perché ovviamente, come voi ci avete spiegato, i percorsi sono diversi. Mi permetto di dire però, se è possibile un ingresso lavorativo, questo potrebbe essere utile in un momento successivo per la detenzione, per l'affidamento in prova ai servizi sociali. E per Quindi, questo se il ragazzo è meglio l'ascolto, prenderlo l'ascolto. subito, cioè nel senso, se è meglio prenderlo subito la sua disponibilità, se comincia un percorso lavorativo, poi sarebbe quel presupposto importante, ma non imprescindibile, però importante per avere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Perfetto, Se già lavora perfetto. il ragazzo, è un elemento in più che si può portare al tribunale di sorveglianza. D'accordo, la ringrazio moltissimo, è stata chiara, grazie, gentile. C'è Chiara Siamo adesso, poi chiara. Roberto e poi Carla di Santissimi Gioacchino e Anna.
Io avrei una domanda sul fronte invece di chi potrebbe darsi disponibile a essere una struttura che accoglie eventuali richieste di affidamento in prova o di detenzione, insomma, di arresti domiciliari. E per questa eventuale disponibilità che impegno comporta alla struttura, alla comunità che si rende disponibile? Perché noi abbiamo avuto, non in parrocchia, insomma, con un'altra comunità, una richiesta di prendersi delle persone che non riuscivano a trovare un posto dove poter stare agli arresti domiciliari perché appunto non avevano un'abitazione che fosse considerata giusta per farlo. E la struttura che si prende carico, eventualmente, quali impegni prende, insomma, per essere più consapevoli di questo? Come impegno si impegna soltanto a dargli un luogo dove poter espiare gli arresti domiciliari, diciamo nei confronti del tribunale, quindi l'accoglierlo all'interno di una struttura. Quali possono essere le gravosità? Innanzitutto i controlli, quindi vengono poliziotti e carabinieri periodicamente di notte. Quindi anche controlli notturni, quindi bisogna anche vedere. E poi ci potrebbe essere anche il divieto di frequentare con altri detenuti, con altri soggetti pregiudicati, con tipologie di soggetti, quindi proprio organizzative. Ecco. Però Quindi se c'è uno alcuni. spazio dove lui possa stare. No, scusami, scusami. No, nel senso che. Ovviamente poi non può stare insieme ad altre persone, deve avere uno spazio isolato, cioè non è che diventa una comune, cioè deve avere una sua stanza dove poter stare, dove poter avere l'autonomia di mangiare, cioè Beh, deve anche mangiare per conto può suo, stare quindi, no? insieme. Deve anche, è sottoposto anche all'obbligo di mangiare per conto suo, non può stare in una stanza, in una struttura come. Se ha il divieto di frequentazione di altre persone, non può stare. Ah, Dipende ok. da quello che stabilisce il giudice sempre nel provvedimento, cioè se il giudice, quello che stabilisce il giudice nel provvedimento, definisce quello che può fare o meno la persona della serie. Se questa persona è stato condannato per spaccio o per detenzione di droga, sicuramente se non può venire a contatto con dei minori. Cioè, quasi sempre non gli permettono di stare vicino a persone come ragazzi minori, quindi. La parrocchia dovrebbe avere a disposizione un appartamento, da poter dare un appartamento, una stanza comunque, che in base alle disposizioni che stabilisce il giudice per permettergli di fare un meno. Ok, va bene, grazie. Ma Mi permetto di soprattutto controllo. aggiungere però, mi permetto di aggiungere solo che nulla esclude che nella dichiarazione di disponibilità si indichino come verrà collocato, cioè quali sono le caratteristiche per cui avrà una stanza dove dovrà mangiare insieme agli altri, perché il giudice potrebbe anche accettarlo, cioè non creiamoci delle preclusioni a monte. Nella peggiore delle ipotesi il giudice ci dice no, ecco, non è che arresta noi, però dico, si può dare con chiarezza come verrà gestito il ragazzo. Vi devo dire che però deve stare, è in arresti domiciliari, quindi cosa diversa è la comunità terapeutica. La comunità Sì. terapeutica ha degli però che sono convenzionate, cioè si conosce il tribunale qual è il loro iter, quindi è diversa come cosa. Sì, però Bisogna. l'eventuale controllo di. Il controllo di questa persona che fosse inserita in una struttura non spetta a chi lo ospita, perché quello spetta alla polizia e lui deve sapere che non può uscire. Poi se scappa a un certo Sì, punto no, no, sarà è un problema rimesso a suo, se no? stesso. Voi non No, garantite no, nulla. la Non responsabilità penale è c'è una personale. responsabilità nella struttura ospitante. No, è la responsabilità penale è personale. Cioè lui No, sa che no, ha no, delle. no, no, voi gli date gli spazi e le regole. Va bene, grazie. È lui che deve sapere quello come si deve comportare. Roberto, puoi fare la domanda, intervenire? Sì, buonasera. Siamo stati interessati come parrocchia ultimamente dalla richiesta di un lavoro di pubblica utilità. Volevo sapere, che caratteristiche deve avere la struttura per poter, diciamo così, supportare
un lavoro di pubblica utilità. Noi inizialmente pensavamo all'emporio, pensavamo alla mensa, però abbiamo accertato che la convenzione esistente attualmente riguarda la messa alla prova e non affidamento in prova. Tra l'altro vorrei anche qualche altro chiarimento su questa differenza, messa alla prova e affidamento in prova. Vado? Vai, Maria. Okay. Allora, la messa alla prova, infatti, se non erro, Beatrice, noi avremmo voluto comunque dedicare forse un corso ulteriore a... Okay. Sì, infatti è un equivoco in cui si incorre spesso da parte di chi non è un operatore del diritto. La messa alla prova la possiamo definire come una fase, un metodo alternativo di definizione del giudizio. Che cosa vuol dire? Che riguarda ovviamente una fase antecedente a quella che viene scongiurata con la messa alla prova, che è di un'ipotetica condanna, perché comunque se si opta per la messa alla prova, il giudizio verrà definito all'esito della messa alla prova. Che cosa vuol dire? Che se il giudice accoglie l'istanza di messa alla prova, l'imputato comunque verrà sottoposto a questo periodo di messa alla prova, il processo si sospende e all'esito positivo della messa alla prova il reato si estingue. Quindi diciamo che il soggetto non dovrà affrontare il processo, d'accordo? È una forma alternativa di definizione del giudizio la messa alla prova. E Che questo cosa è succede? valido sia nel momento in cui ci sono le indagini preliminari, sia durante il processo, quando non è ancora intervenuta una condanna. Assolutamente sì, è proprio questa la distinzione fra messa alla prova e affidamento in prova, poiché la messa alla prova, che poi si può chiedere quando ricorrono determinati requisiti, che comunque adesso qui non stiamo ad analizzare, però comunque qualora ci sono i presupposti per accedere alla messa alla prova. Anzi, la messa alla prova è un istituto che prima veniva concesso soltanto ai minori. Adesso, insomma, vi è stata questa iniziativa che secondo me è bellissima da parte del legislatore di poterla concedere anche agli adulti, anche ai maggiorenni, insomma. Quindi con l'istituto della messa alla prova, secondo me, secondo il mio giudizio, è proprio un istituto i cui esiti positivi comportano un completo rigenerarsi dell'imputato, se così lo vogliamo definire. Poiché comunque vi è questo effetto estintivo della pena, quindi di fatto non c'è una sentenza di condanna, capito? Il reato si Estingue il estingue. procedimento. Si Estingue estingue, sì, il estingue il reato proprio. reato. Il reato. Ecco, il Estingue reato, il perfetto. reato. Invece l'affidamento in prova al servizio sociale, come vi ho spiegato poc'anzi, insomma, presuppone che il soggetto sia stato condannato. La differenza anche da un punto di vista pratico, cioè che cosa è il casellario giudiziale? Chiaro, Cioè, è nella chiaro. messa alla prova, ovviamente il casellario giudiziale. Mi sentite? Sì. Ah, ok. Nella messa alla prova, ovviamente, comunque anche all'esito della messa alla prova poi dovrà essere fatta un'istanza per ripulire, tra virgolette, completamente il casellario giudiziale, d'accordo? Però comunque nel caso di affidamento in prova ai servizi sociali, quello risulterà veramente come precedente penale. Quindi da un punto di vista pratico è anche questo, insomma, il risvolto importante e la differenza importante. Poiché messa alla prova quindi una fase antecedente, quando non è ancora intervenuta la condanna e serve proprio ad evitare la condanna. Affidamento in prova invece la condanna c'è stata, quindi la pena deve avere la sua funzione rieducativa, la pena non deve comunque infliggere il condannato, ma anzi comunque il condannato ha diritto al reinserimento sociale e per questo può fare istanza, sempre qualora ne ricorrano i presupposti di cui abbiamo parlato, per l'affidamento in prova. Questa è la differenza fondamentale, che spesso si confonde giustamente, perché anche la terminologia, insomma, non è molto amica sotto questo punto di vista. Certo, Quindi questa è la differenza fondamentale. la mia esperienza era tale che avevamo gestito un caso precedente con la messa alla prova e quando ho realizzato che invece si parlava di affidamento in prova, io pensavo di fare riferimento ancora alla convenzione che era qui a Roma. Con il Mi è stato tribunale. detto di no, che non era il caso. Allora qui si pone il problema di dire che caratteristiche deve avere un'organizzazione
diciamo così, gestire un affidamento in prova? Allora, l'affidamento. La terminologia è un po' deviante sotto questo punto di vista, poiché l'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone che il condannato venga affidato ad un servizio sociale, ha capito? Purtroppo la terminologia trae in equivoco l'utente sotto questo punto di vista, poiché l'affidamento in prova al servizio sociale è più finalizzato a mettere alla prova il condannato per vagliare quali siano stati gli sviluppi della sua personalità. Che cosa vuol dire? Che comunque lui potrà, per questo dicevamo che prima comunque un inserimento lavorativo è molto importante, perché comunque questo sta a dimostrare che il condannato si è già proiettato verso il reinserimento sociale, quindi è inquadrato da un punto di vista lavorativo e quindi potrà di fatto adempiere più adeguatamente a tutti quegli obblighi che in questo periodo di prova gli vengono imposti, al fine comunque di far sì che questa prova possa avere un esito positivo. Però di fatto la terminologia è un po' deviante, perché quando si parla di affidamento in prova dei servizi sociali non si presuppone che comunque il condannato debba porsi a disposizione, tra virgolette, così, di una struttura sociale comunque, come è nella messa alla prova, ha capito? Non vi deve essere questa implicazione che c'è nella messa alla prova. È necessario che il condannato svolga nella sua quotidianità comunque uno stile di vita, proprio così insomma si può definire, che sia consono al programma di trattamento che comunque è stato stilato dalla magistratura di sorveglianza di comune accordo con l'ufficio UEPE. Ha capito? Che può essere comunque un'attività lavorativa, un'attività di volontariato, comunque anche un'attività di vicinanza, perché no, al contesto familiare e quant'altro, un'astensione totale dal commettere i reati, dal reiterarli, dal frequentare determinati ambienti criminali quindi, e quant'altro. Quindi praticamente dovrebbe, se ho capito bene, anche esserci la presenza di qualcuno che segua con continuità questa allora persona. Diciamo che quello lo fa che si l'ufficio interfaccia con l'UEPE. Lo fa l'ufficio web, sì, perché l'ufficio web monitora la situazione e riporta al tribunale di sorveglianza quali sono gli esiti di questo periodo di prova. È un periodo di prova a tutti gli effetti, però non è la messa alla prova. Cioè, nella messa alla prova si presuppone proprio una condizione fondamentale, altrimenti la messa alla prova neanche l'inizia, che venga fatto con delle strutture ad hoc, con delle strutture convenzionate, un programma che l'imputato deve rispettare, d'accordo? Con delle strutture ad hoc, però. E in questo caso è prevista la relazione che dice Roberto. La relazione finale sempre dell'ufficio web. In questo caso la relazione è prevista, Roberto, cioè in questo caso la struttura che ospita fa la relazione che poi va al web, che va a finire al magistrato. Perfetto. Il magistrato. Ok. Anche in questo caso il magistrato se... una cosa? Cioè, sì, certo. Volevo dire, cioè, diciamo che per la messa alla, cioè per la detenzione, la pena alternativa, la misura alternativa alla detenzione, non è necessario dei lavori di pubblica utilità, cioè quelli intesi per la misura alternativa basta un'attività di volontariato, cioè quindi sì. Anche la disponibilità di 2 giorni a settimana, 1 giorno a settimana, fare un servizio di volontariato che può essere la mensa, può essere la biblioteca, un servizio di volontariato gratuito ai terzi, non è già sufficiente per portare uno di quei tasselli che ci serve per aderire all'affidamento in prova ai servizi sociali. Mentre nella messa alla prova l'esistenza di una convenzione e di strutture che siano note al tribunale e in convenzione col tribunale, perché devono essere fatti dei lavori specifici, quello è d'obbligo la convenzione. Mentre per la detenzione, la misura alternativa, basta un'attività di volontariato. Quindi se la parrocchia dichiara la sua disponibilità ad accogliere una volta a settimana un servizio di volontariato del condannato per una cosa, è più che sufficiente, basta una dichiarazione di disponibilità.
La parola adesso Grazie, a ma deve Barbara. essere, e poi chiudo, deve essere anche un'attività continuativa. Se uno deve scontare un affidamento in prova di un anno e mezzo e il servizio che abbiamo noi in parrocchia sospende agosto, luglio, agosto, e soprattutto i volontari possono essere diversi, non ce n'è uno dedicato, affiancato, che dà la disponibilità, diciamo così, continuativa per un periodo così lungo, perché l'affidamento in prova, immagino, stiamo parlando di un periodo che potrebbe essere anche lungo. Fino Quindi, a 4 dove anni. trovo Fino io la a 4 guida anni. per approfondire questi argomenti? Sicuramente li approfondiremo. Era previsto di fare una formazione specifica su questi argomenti perché Ok. sono particolarmente complicati. Già l'argomento in sé è complicato, quindi fare tutto insieme ci sembrava di dire troppe cose. E Perfetto. allora abbiamo deciso. Roberto, Prima di anche dare perché la parola. su questo si sta attivando la nostra area volontariato e alcune parrocchie hanno già aderito a una convenzione fatta con l'ufficio web della Diocesi di Roma, quindi potremmo farlo insieme a loro. Adesso Ah, che è venuto perfetto. fuori, potremmo fare uno dei prossimi incontri specifico su questo, coinvolgendo anche Gianni Pizzuti e l'area volontariato che hanno già fatto una convenzione, coordinando alcune parrocchie. Va bene, grazie. Alberto, prima di dare la parola a Carla, Mi c'era un permetto messaggio. di aggiungere e poi mi taccio, Beatrice. Comunque, anche un interfacciarsi con l'avvocato, perché è ovvio che l'istanza deve essere fatta sempre meglio con il tramite di un avvocato, potrebbe essere utile per capire i termini della disponibilità, perché se stiamo parlando di poca roba o di una pena, diciamo, non molto alta, poi va modulata, ecco, in base a quelle che sono le esigenze. Quindi Assolutamente confrontarsi sì, con bisogna l'avvocato sempre dell'assistente. rivolgersi, assolutamente sì, bisogna sempre comunque parlarne con l'avvocato che segue la parte, cioè che segue la persona. Non sono iniziative che si possono prendere da centro d'ascolto, da volontari, bisogna sempre confrontarsi con l'avvocato che sicuramente c'è, esiste e dovrebbe seguire la persona. Prima di dare la parola a Carla, Alberto. Prima di dare, oh, al NALC, certo, assolutamente. Prima di dare la parola a Carla, volevo dire, allora, era la famosa domanda che tutti ci aspettavamo questa sera. Emilia, te la leggo, però ti chiedo di avvicinarti al microfono. I Buonasera, pacchi, si può entrare dentro. la fa Abramo Maione. Vorrei sapere se il volontario Caritas può entrare nella casa del sottoposto agli arresti domiciliari per portare pacchi, viveri o altri generi di conforto. Emi, per favore. Allora, se il soggetto agli arresti domiciliari vive con la mamma e il pacco si porta alla mamma, ovviamente non c'è problema. Se vive da solo e non abbiamo visto l'ordinanza e non sappiamo se ha divieto di frequentazione con tutte le persone, come ho detto sempre, di norma non hanno possibilità di frequentare persone al di fuori della famiglia o dell'avvocato. Quindi il consiglio che io do lo si lascia davanti all'uscio, gli citofoni e si va via. Non prendiamoci caffè, non dilunghiamoci in chiacchiere. È ovvio che non succede niente, potrebbero arrivare i controlli, chiedere il documento, però potrebbe essere un problema per chi è sottoposto agli arresti domiciliari, perché se non può frequentare, ovviamente potrebbe essere un problema. Quindi il problema non è della persona che va a portare il pacco, il problema è della persona che riceve il pacco che è agli arresti domiciliari. Quindi prima di fare qualsiasi cosa, o glielo lasciamo davanti all'uscio o ci accertiamo di chi può ricevere, se può ricevere o meno queste. Carla, ti diamo la parola. Sì, Emilia, non buonasera. ti sentiamo. Emilia, purtroppo non ti sentiamo, ti sei bloccata. Carla, vuoi dirci la domanda? Sì, ma in parte è stata risposta adesso volevo soltanto un chiarimento perché ci si è presentato una quindicina di giorni fa. È venuta una signora, mamma di un ragazzo che era agli arresti domiciliari in un palazzo più vicino alla nostra parrocchia. La mamma non abita, con lui, abita in tutt'altra zona proprio. Ah, ci siamo E sentite, sì. sì.
È questo che noi volevamo sapere, alla luce di quello che è stato detto, ma noi per dare questo pacco dobbiamo chiedere un'autorizzazione a qualcuno, considerato che fra l'altro noi non abbiamo la volontà espressa del ragazzo, è la mamma che ce lo ha chiesto e quindi non sappiamo neanche se al ragazzo può far piacere, lo vuole, non lo vuole, la mamma ci ha detto che fra l'altro tante cose non le sa neanche perché il figlio non gliele dice, non ci può parlare evidentemente con il figlio perché non, evidentemente ha un provvedimento, noi non l'abbiamo visto, non lo sappiamo e quindi probabilmente non può neanche contattarlo lei, insomma. Quindi noi se volessimo dargli questo aiuto, questo piccolo aiuto, che cosa dobbiamo fare? Cioè glielo possiamo dare alla mamma? Possiamo in un caso estremo, portarglielo noi, suonare alla porta, glielo lasciamo, cioè abbiamo bisogno di un'autorizzazione del suo avvocato, dell'assistenza sociale che ci avete detto che probabilmente gli è stato affidato dal tribunale? Allora, potete lasciarlo fuori dalla porta, cioè il divieto è diciamo, incontro, di parlare, per cui ovviamente dei viveri, poi se il ragazzo sta solo, probabilmente avrebbe diritto anche ad un paio d'ore per assolvere a queste esigenze primarie, come fare la spesa e diciamo, occuparsi di quelle che sono la gestione ordinaria della vita quotidiana. Quindi di solito un permesso di un paio d'ore a settimana si dà proprio per fare la spesa, andare in farmacia, andare dal medico, qualsiasi cosa, se uno non ha, diciamo, una famiglia a cui fare riferimento, perché è ovvio che non possiamo lasciarli chiusi in casa a morire di fame perché non possono uscire. Il consiglio, se allora la difficoltà di parlare con il ragazzo può essere bypassata veramente interloquendo con l'avvocato, perché l'avvocato è quella persona che di solito ha un contatto soprattutto con chi è agli arresti domiciliari, cioè siamo assillati dagli arrestati. E in questo senso, per quanto riguarda, ripeto, l'aiuto non esclude che si metta dietro l'uscio della porta, lasci il pacco e vada via. Io, come ribadisco, sconsiglio, senza conoscere l'ordinanza, senza conoscere la tipologia di reato, di entrare in casa, fosse anche farsi aprire la porta. Lo Questo sconsiglio, senz'altro. forse perché per me, nel dubbio è meglio andare in sottrazione, cioè fare meno. Poi il più delle volte probabilmente non succede niente, però potrebbe essere un pericolo proprio per il ragazzo. Perché se non si rispettano i termini della misura cautelare, come vi dicevo, vi può essere un aggravamento. Ma E per è gli arresti domiciliari, un utile. aggravamento. Utile e giusto informare comunque l'avvocato che stiamo fornendo questi aiuti o non è necessario? No, è diverso quello che ha detto l'avvocato, Carla, era quello che ti dicevo l'altro giorno. Chiamate l'avvocato per sapere se può, cosa può fare, cosa può ricevere il ragazzo e quant'altro. Il pacco, se glielo vuoi portare, glielo porti e glielo lasci davanti alla porta. Se glielo vuoi dare alla mamma, per farglielo portare, glielo porta la mamma, Sì, la mamma perché glielo può essere utilizzato. Beatrice. Hai parlato con me, Simonetta, non con Carla, ecco perché Ah, le ok. cose che mi hai detto erano queste, Ok, sì. No, perché infatti. mi ricordo il centro d'ascolto Sì, di Santi avevamo, però hai Giacchini parlato con me, non con Carla, quindi le cose che mi hai detto erano quelle che state dicendo, in effetti, sì. e Anne. Io vado per centro d'ascolto, Sì, ho scusatemi. capito, ma siccome lei sta ripetendo alcune cose che ci eravamo dette, te l'ho voluto precisare, insomma. Sì, no, no, è perché è importante. Mi ricordo anche Però, della. Vai, Beatrice, io Enrica. ripeto anche un'altra cosa. Se il centro d'ascolto o chi, diciamo, a livello parrocchiale conosce la situazione, se ritiene che possa essere importante un aiuto per il ragazzo Non perché è ha delle questo il difficoltà. caso perché la signora non è neanche parrocchiana. Nel senso, c'è sempre la possibilità di chiedere un incontro periodico. L'importante è essere autorizzati dal giudice, cioè
La regola è sempre la stessa, domandare è lecito, per cui nella peggiore delle ipotesi possiamo ricevere un no, per cui se ritenete che sia importante vedersi con il ragazzo una volta a settimana, chiedete al giudice di poterlo andare a trovare una volta a settimana. Boh. Grazie. Allora, io vi ringrazio. Stiamo andando verso la conclusione. Con Beatrice adesso vorremmo dare alcune informazioni tecniche, oltre a quello della pubblicazione che da domani sarà disponibile online. Tutto. Nei prossimi giorni faremo circolare di nuovo un formulario, come abbiamo già fatto per tutti quelli che ricevono l'invito per email, chiedendo se ci sono degli argomenti che vi interessano in modo particolare di approfondire per preparare le prossime formazioni. Noi abbiamo fissato questo incontro l'ultimo mercoledì. Alberto, ti sei Non ci sarà a bloccato. gennaio, molto probabilmente sarà invece la legge di bilancio. Le misure forse sono disconnesso. Mi sentite? Perché ho la Sì, connessione ti sento. stasera che va un po'. Ecco, dicevo, quello di gennaio sarà molto probabilmente come tradizione all'inizio dell'anno sulla nuova legge di bilancio e le nuove misure che verranno introdotte. Ci sono già collegati anche Massimo Soraci e Anna Rita Lorusso del gruppo della redazione, che sono i due che curano tra quelli che più curano questi aspetti, ecco, Beatrice anche, e quindi se ci dici tu, Beatrice, come altre novità. No, aspettiamo innanzitutto, allora, a dicembre non ci saremo, magari solleviamoli da questa cosa che il mese di dicembre, l'ultimo mercoledì di dicembre, siete liberi dalla formazione. A gennaio faremo sicuramente le novità che prevedono la legge di bilancio e poi da febbraio ci rimettiamo, diciamo, a quelle che sono le esigenze del territorio principalmente. Quindi, in base alle vostre richieste che arrivano dai centri di ascolto, delle esigenze che avete, cercheremo di modulare la formazione a queste vostre richieste. Poi, per qualsiasi cosa, potete chiamare o scrivere alla NAC. Il manuale dei diritti è super, super aggiornato su tutto, e soprattutto la sezione bonus, io vi invito a consultarla, non dico quotidianamente, ma quasi, perché viene aggiornata quasi settimanalmente. Quindi questo è l'invito che vi faccio. Grazie a tutti, buonasera, grazie ad Emilia, grazie ad Anna Grazie, Maria. grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, buona Grazie. serata. Grazie. Grazie. Grazie.